Johannes Vermeer, universalmente celebrato come uno dei maggiori pittori del periodo d'oro dell'arte olandese, è stato ospitato per la prima volta in Italia alle Scuderie del Quirinale con un'esposizione che risulta essere quasi unica al mondo per la presenza di ben 8 dipinti del maestro, rarissimi e raccolti da tutti i musei e le collezioni private internazionali. Del pittore ci sono giunte poco meno di 40 opere, di cui pochissime sono datate. Per questo si sono create lunghe file davanti alle Scuderie del Quirinale per poter visitare la mostra considerata unica nel suo genere, vista la presenza di altre opere d'arte di artisti coevi, spesso nemmeno tanto inferiori al protagonista, come Pieter de Hoc e Gerard ter Borch, i più simili al maestro di Delft. L'esposizione, nata sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, promossa dalla Regione Lazio, Presidenza Assessorato alla Cultura, Arte e Sport, Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico, Assessorato alla Famiglia, l'Educazione e i Giovani, Camera di Commercio di Roma, Fondazione Roma Arte e Musei, si avvale del patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività Culturali. Johannes Vermeer nacque nel 1632 a Delft, dove fiorivano le botteghe per tessitura di arazzi e fabbriche di ceramiche e birra. Johannes era secondogenito e unico figlio maschio di Renier e di sua moglie Digna Baltens. Fu battezzato il 31 ottobre del 1632 nella chiesa riformata di Delft. In genere i neonati venivano battezzati pochi giorni dopo la loro nascita, quindi Vermeer probabilmente nacque nella ultima decade di ottobre del 1632. I suoi nonni e sua madre erano analfabeti. Suo padre, Rainer Jans, vissuto tra il 1591 e il 1652, cambiò il suo cognome in Vos, che in olandese significa volpe, e poi in Vermeer. Verso il 1630 prese in affitto una locanda che aveva come insegna una volpe volante, che si trovava in prossimità della piazza del mercato di Wolterstraat. Lì esercitava l'attività di albergatore, dal 1631 anche quella di mercante di quadri. Nella locanda si fermavano intenditori d'arte e pittori, e Renier aveva la possibilità di fare da intermediario e di vendere i quadri messi in mostra. Quando nacque Johannes, quindi, il padre aveva appena avviato una nuova attività che lo portò ad acquistare nel 1641 la grande casa oggi distrutta, le cui finestre si aprivano sulla piazza del mercato nel centro della città. Di Vermeer bambino e adolescente non si sa nulla, anche la sua formazione artistica è incerta. Non si sa se abbia mai lasciato Delft per studiare pittura altrove. Come ogni pittore olandese, si sottopose a un periodo di 6 anni di apprendistato con un maestro pittore che apparteneva alla Gilda di San Luca, ma non si sa chi fosse il suo maestro, anche se si sono fatti i nomi di Leonard Bramer, Karel Fabricius e Abraham Blomart. Lui era famoso, appunto, i pittori preparavano i loro colori, se li andavano a scegliere, fra l'altro i colori erano molto costosi, lui usa il blu, questo blu d'oltremare fatto con la polvere di lapislazzolo che era costosissima, mescolata con l'olio, cioè poi c'era una tecnica, preparava i suoi pennelli, quindi si diceva, c'erano questi pittori tipo Gerrit Dou, che si diceva che lavorassero con pennelli con un unico ciglio di bimbo per dare la qualità assoluta della sottigliezza, della rarità, della preziosità. Quindi questo elemento artigianale del fare pittura, che si legava fortemente alla figura dell'artista, è un elemento che caratterizza fortemente tutta l'epoca. Nel dicembre del 1652 morì suo padre, lasciando la famiglia in una precaria situazione economica. I suoi debiti furono saldati solo qualche anno dopo. Il giovane Vermeer ereditò il commercio dei quadri e la locanda. Nell'aprile del 1653 Vermeer sposò Katharina Bolens, proveniente da una ricca famiglia cattolica di Gouda. Johannes aveva poco più di 20 anni, Katharina un anno di più.
Qualche giorno prima di sposarsi, Vermeer probabilmente si convertì al cattolicesimo. Nei loro 23 anni di matrimonio ebbero 15 figli, dei quali 4 morirono prima del padre. Nonostante il sostegno economico di Maria Tins, mamma di Catarina, nonostante le occasionali eredità ricevute da parenti più o meno vicini ed il commercio di quadri di altri pittori praticato dall'artista, i Vermeer vissero nell'incertezza economica e il pittore doveva ricorrere a prestiti. Come tutti i pittori olandesi, a differenza del resto d'Europa, gli artisti potevano accedere a rare occasioni di commissioni pubbliche e poche possibilità di un posto fisso. Vermeer non se la passava bene, in tremende ristrettezze lottava perfino per nutrire e vestire i figli. Questo lo portò alla scelta di fare tanti quadri da cavalletto con dimensioni e prezzi ridotti, proposti alle fiere venduti dagli ambulanti, sorteggiati come premio battuti in asta. Alla sua morte, il 16 dicembre del 1675, lasciò 5 figli ancora minorenni in assoluta povertà. 2 dipinti importanti erano ancora in casa. L'atelier del pittore oggi al Kunsthistorisches di Vienna e la Veduta di Delft oggi ad Oslo. Vermeer muore povero, disperato. Veramente leggere la testimonianza della moglie di Vermeer, che racconta come lui è morto in 2-3 giorni per la disperazione di non avere i soldi per mantenere i figli, è qualcosa che veramente ti muove il cuore. E spesso i pittori poi sono misconosciuti nell'epoca, come tutti gli artisti, come molti artisti misconosciuti nell'epoca in cui vivono, e poi tardano, faticano. Caravaggio è un esempio di questo, a essere riconosciuti. Poi improvvisamente qualcuno, uno scrittore, nel caso di Vermeer un grandissimo scrittore come Proust, uno storico dell'arte, un grande intenditore come Berenson per Lotto, per Longhi, c'è qualcuno che squarcia il velo e dice alla modernità: ma guarda che questo è un pittore che sta parlando a te, che parla a noi, che parla un linguaggio che noi capiamo. E la gente segue, lo capisce, improvvisamente si mette in sintonia. E nasce questa straordinaria cosa, molto misteriosa direi, che è la sintonia fra chi guarda e chi si fa guardare. La pittura di Vermeer, apparentemente priva di influenze esterne, segue in realtà uno sviluppo culturale ed un percorso poetico che, se da un lato è l'espressione di una crescita personale, dall'altro ha subito le influenze del contesto storico, artistico e sociale in cui visse. Per quanto possa sembrare lontano, esiste un connubio tra la pittura di Vermeer, Roma e il patrimonio di conoscenza italiano. Vermeer viaggiò molto nel suo paese, ma fu nell'ambiente stimolante di Delft che si sviluppò maggiormente il suo senso artistico. Una delle correnti più importanti nell'Olanda di quel periodo fu il caravaggismo, importato da artisti come Hendrik ter Bruggen, che visse a Roma tra il 1604 e il 1614, e Dirk van Baburen. Questa influenza è particolarmente visibile in 2 opere di Vermeer: Giovane donna seduta al Virginale e Concerto a 3. Tuttavia, tra Vermeer e Caravaggio, fra i pittori olandesi d'impianto naturalistico e i colleghi italiani, le differenze sono notevoli. Intanto la differenza fondamentale fra la nostra pittura italiana e la pittura del nord. La pittura italiana si basa sulla figura, sulla misura, sulla proporzione ed è tutta una ricerca dal Rinascimento in poi di misura, di trovare la proporzione ideale. La pittura olandese vive di luce, non ha nessun interesse a misurarsi con la proporzione. Spesso vediamo che le proporzioni sono sballate, non ritornano, ma invece quello che conta è la luce. Quello che poi avviene nella pittura olandese è che la luce, che ad un certo punto arriva con Caravaggio alla pittura italiana, poi si trasferisce
di botto, come una specie di miracolo, e nella mostra si vede questa specie di miracolo che arriva, di una luce che scoppia improvvisamente e che immilla tutto quanto. Ecco, questa è una differenza fondamentale. Questa luce poi Vermeer la sa trattare come addirittura se ci fosse una sorta di velo fra noi, fra l'occhio di chi guarda e il quadro, cioè questo sistema così del pointillisme che rende come un piccolo così copertura di mist, come di leggerissima, impalpabile nebbia che dà mistero, che dà sfondo, che dà ancora maggiore profondità e che dà a questa luce qualcosa di molto carnale, di molto così immediatamente comprensibile e appunto poetico. Il carattere specifico dei quadri di Vermeer e dei suoi contemporanei riflette la cultura medio-borghese dell'Olanda del XVII secolo, i soggetti casalinghi e il forte senso di realismo caratteristico del loro stile di vita. La famiglia, i gesti e i momenti della vita quotidiana, la lettura e la scrittura, soprattutto la corrispondenza privata, il corteggiamento, la musica e lo studio della scienza, e poi le vedute della città, gli squarci di un mondo silente e operoso, luminosi di ironia e di assorta tenerezza. La grandissima differenza poi è il soggetto. Non vediamo madonne, non vediamo crocifissi, angeli, sante, non siamo, che siamo abituati in Italia a riconoscere secondo un'iconografia che ci è familiare, consueta, fin da quando siamo bambini li vediamo nelle chiese. Qui vediamo delle grandi, innumerevoli scenette di famiglia. Sono scene di vita reale che hanno però sempre una connotazione poi o canzonatoria o irrisoria oppure anche lievemente moralistica, il tutto molto leggero, molto lieve, ma insomma questa è a prima vista la differenza più importante. Nella mostra Le Scuderie del Quirinale sono state esposte 8 opere del maestro: La Stradina, Giovane donna con bicchiere di vino, La suonatrice di liuto, Ragazza con il cappello rosso, Allegoria della fede, Giovane donna seduta al Virginale, Giovane donna in piedi e Santa Prassede. Ma io non so se Vermeer è il più grande pittore di tutti i tempi. Certamente è un pittore che in una maniera straordinaria, veramente anche abbastanza enigmatica, parla alla modernità, parla direttamente a te che stai guardando, che stai davanti al quadro e ti dice qualcosa che sai solo tu e sa lui. Lui sembra saperla quasi al di là, al di sopra, fuori da te stesso. Ecco, lui ha la capacità di trasformare dei piccoli, brevi momenti di quotidianità i momenti di eternità, quindi le stradine, la stradina che abbiamo in mostra e che inaugura la mostra, quella piccola stradina di Delft dove c'è una donna su una porta che cuce spostandosi un pochino in avanti per prendere più luce, due bambini che giocano accovacciati per terra, più in là dentro il cortile si intravede un'altra donna che sta mettendo a posto una scopa. Qualche cosa che succedeva a Vermeer a metà del Seicento, ma che potrebbe essere paro paro qualcosa che succede di oggi. La Stradina, 1658 circa, apre il percorso espositivo. Era già approdata a Roma al Palazzo delle Esposizioni tra il dicembre del 1956 e il gennaio del 1957 in una mostra pionieristica sul Seicento europeo. La Stradina è un'opera intima sia per dimensioni sia per soggetto. A dispetto del piccolo formato, descrive con grande efficacia il carattere della Delft di Vermeer, con le sue strade tranquille, gli edifici pittoreschi e il senso della comunità che unisce gli abitanti. La ragazza con il cappello rosso, datata tra il 1665 e il 1666, con il viso rivolto verso l'esterno, le labbra socchiuse e lo sguardo illuminato dall'aspettativa. La ragazza con il cappello rosso è una delle opere più amate e apprezzate di Vermeer. La giovane, che indossa un morbido abito azzurro e un cappello rosso cremisi, poggia un braccio sullo schienale di una sedia e guarda da sopra la spalla, coinvolgendo noi osservatori in un mondo diretto, ci attira nel suo mondo privato.
Allegoria della fede è datato 1670-1672 circa. Questo dipinto allegorico non somiglia a nessun altro lavoro di Vermeer, anche se la composizione ricorda fortemente allegoria della pittura eseguita intorno al 1666-1668, che a dispetto di quanto espresso dal titolo può essere considerato una sorta di celebrazione del potere dell'illusionismo in pittura. In Allegoria della fede, invece, l'artista evita di proposito gli effetti naturalistici in gran parte del quadro, soprattutto nella figura, proprio per sottolineare il fatto che quello descritto è un concetto e non è una realtà visiva. Non inserita nel percorso espositivo della mostra, vogliamo ricordare la celeberrima opera di Vermeer, La ragazza con il turbante. Da questo suggestivo dipinto ha tratto ispirazione per il suo libro La ragazza con l'orecchino di perla lo scrittore Tracy Chevalier, libro dal quale è stato tratto successivamente l'omonimo film. Vermeer ha un rapporto straordinario con il mondo femminile. Molte delle sue opere, infatti, ritraggono donne. Ma lui ha avuto una madre, una moglie, una suocera, poi, come forse si sa, innumerevoli figli. Ha avuto 15 figli che ne sono rimasti in vita, soltanto 11. Ha avuto un rapporto con donne importanti, con donne impegnative, con donne probabilmente molto assertive. Penso alla suocera, che è stata una figura fondamentale, che è quella che lo ha costretto a farsi cattolico per poter sposare la figlia, la Caterina Bons. E le donne che escono dai suoi quadri, ma un po' tutte le donne che escono da questi quadri, sono delle donne molto sicure di sé, che occupano in questa società un posto molto preciso, categorico direi, tranquillo. Non hanno nessun tipo di asservimento all'uomo e quindi sono donne importanti su cui vale la pena di riflettere. Sono però sempre anche donne che mantengono un'aura di mistero, un'aura, anche queste sono donne che hanno a che fare con l'eternità. Uno dei più conosciuti quadri è diventato un personaggio di culto di un romanzo e anche un film, La donna con il turbante. Con l'orecchino di perla. Sì, è perché ha questo elemento che è quello di Vermeer, che è quello che rende la sua pittura così preziosa, di essere colta in un momento come in volo, è come un uccello che viene colto da un fotografo nel suo volo. Così Vermeer ha questa straordinaria capacità di non mettere i suoi soggetti in posa, e vediamo che proprio la differenza che si nota fra gli altri quadri, pur straordinari per tecnica, dove i personaggi sono in posa, fissati, no, lui coglie un attimo fuggente, quindi cogliendo un attimo fuggente sembra che colga qualcosa di più misterioso, di cui ti fa parte, tu che stai guardando, entri in questo mistero, e questo è qualcosa di molto poetico, molto affascinante, accattivante. Questa esposizione conferma come Roma e le Scuderie del Quirinale abbiano puntato sulla valorizzazione del territorio, valorizzazione che si realizza anche e soprattutto con l'ospitare nella capitale i grandi maestri dell'arte europea, ponendosi così come ideale centro della cultura internazionale. Malgrado i misteri che circondano la vita di Vermeer, questa mostra dà allo spettatore la possibilità di godere dell'incanto, della suggestione e della capacità di oltrepassare tempo e spazio, come solo i grandi artisti posseggono. L'obiettivo è valorizzare e sostenere la cultura in ogni sua espressione, un'occasione per la regione e per Roma, divenuta negli anni crocevia di esperienze indimenticabili, di tornare ad essere capitale della cultura nel mondo.